Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo vlog da questa faccia super sconvolta, ma molto sconvolta, anche i capelli ho sconvolti oggi. Nel frattempo, gente che corre la mattina, che è felice, quindi tanto di capello per loro. Allora, mi sono svegliata proprio di soprassalto stamattina. Siamo rientrati da Roma da 2 giorni. Vi racconterò dopo quando ritorno a casa bene, perché molte di voi mi hanno chiesto. Insomma, mi sento un attimo di spiegarvi la situazione che stiamo affrontando ora. Io più mi guardo in questa videocamera, più mi sto spaventando stamattina. Comunque, dove sono? Sono in mezzo alla natura. Oggi sto facendo fare una prova ad Adele Asia in un centro estivo perché di solito quando io lavoro d'estate le bimbe fanno il giro dei parenti, ma comunque principalmente stanno da mia mamma, e mia mamma in questo momento è a Roma perché io sono rientrata, loro sono rimaste lì perché Aurora è ancora ricoverata, ma vi spiegherò tutto dopo. E praticamente mi devo arrangiare per questo mese con un centro estivo e gli sto facendo fare una prova. Ho pagato a gettone, oggi rimangono qua con il pranzo fino alle 2:30. Ma comunque sia, ragazze, parliamoci chiaro: i prezzi dei centri estivi sono solo per le persone ricche. Io lo dico, cioè, ricche o perlomeno che hanno un buon fondo di soldi nel conto bancario, perché chi vive al mese con quello che gli entra e non riesce a mettere da parte nulla è un bel casino, perché hanno dei prezzi allucinanti, allucinanti. In più a me non è che mi risolvono la vita, perché di regola io per stare bene, per avere copertura con le bambine per quanto riguarda il lavoro, mie figlie dovrebbero stare come a scuola fino alle 16, ed è un prezzo inaccessibile per me e la mia famiglia, inaccessibile, perché ti dovresti togliere il pane da bocca per pagarlo. Quindi niente, adesso vedrò un attimino il da farsi, vedremo anche quando rientrerà mia madre, Aurora, insomma, vediamo la situazione. Io continuo a guardarmi questi capelli che, boh, ho messo una crema stamattina, ieri sera, della BioPoint, perché li sto lasciando asciugare al naturale, ma l'effetto è questo, quindi bocciatissima, e ve la farò vedere anche dopo. Detto questo, io torno a casa, tanto mi controllo che ho anche pellicine da un brutto raffreddore che ho avuto in questi giorni a Roma. Ho il naso completamente screpolato, non ho fatto neanche colazione stamattina. Adesso, ragazze, faccio la strada al contrario e passo un attimo da MD o da Lidl, forse tutti e due, perché devo comprare un paio di cose al supermercato, quindi ci aggiorniamo dopo. Allora ragazze, sono appena tornata a casa, vi faccio vedere il contenuto della prima busta della spesa da MD. La vedete che c'è un macello? Siamo tornati ieri e non ho ancora messo a posto certe valigie. Dovrò prendere coraggio e farlo oggi. Comunque iniziamo subito. Ho comprato una confezione di lasagnette, due bustine di mandorle, il ketchup che l'avevamo terminato, un pacchetto di pane per gli hot dog, un sacco di patate, poi ne ho altre perché ne ho comprato 7. Ho comprato questo yogurt greco senza lattosio, 0% di grassi, bianco magro, poi due buste di iceberg e carote,
Il gel per lavastoviglie dell'MD è buonissimo, io lo ricompro sempre ogni volta che ci passo. Questo è fino a 37 lavaggi. Poi qua dietro un po' di frutta, ho comprato delle pesche perché la frutta oggi da MD mi è piaciuta tantissimo, delle banane e delle mele. Allora, seconda busta, ho comprato i miei preferiti, i mezzi rigatoni di avena. Poi tre confezioni di basilico, devo fare sempre il pesto fresco, una confezione di zucchero, due di macinato di bovino e suino, due confezioni di mortadella, minestrone, lattuga iceberg, poi mai provati. Allora, ho comprato il merluzzo, i filetti di merluzzo che li farò a pranzo oggi e poi volevo provare questo sugo pronto alle vongole. Io non sono quella per i sughi pronti. Però ho detto, chissà che ne trovo uno buono, gustoso, magari ci aggiungerò io un po' di sughetto, un po' di condimento. E niente, voglio iniziare a provare questi sughetti, ragazzi, perché parliamoci chiaro, il prezzo del pesce sta andando alle stelle, incomprabile. Quindi chissà che non riesca a trovare qualche opzione, per mangiare ogni tanto il pesce senza, dover donare un rene. Allora ragazze, cerco di mettermi in una posizione in cui mi vedete meglio. Mi sono fatta una doccia, qua è uscito un amico, un pulsante così messo lì in mezzo alla fronte. Ho cercato di darmi una sistemata almeno alle occhiaie perché in questo periodo, come vi ho detto prima, sono messa malissimo. Ma comunque adesso chiudo la porta perché in sottofondo ci sono i ruggiti dei dinosauri di Adele. Allora, ragazzi, vi ho sistemato esattamente sopra il termosifone, però l'unico posto che ho trovato. Volevo fare questa chiacchierata con voi perché mi sono arrivati tanti tanti messaggi. Volevate comunque in tanti sapere come sta Aurora, che tipo di operazione ha affrontato e come andrà avanti la situazione. Allora, io evito, vi dico ragazze, nella maggior parte dei casi di parlare di lei perché lei guarda i miei video, quindi dovrò cercare qualche escamotage per nascondergli questo in qualche modo. Ora sono sicura che non li vedrà perché è in ospedale, quindi avrò tutto il tempo di magari anche togliere questo video dall'elenco in modo che lì non lo possa vedere, ma non andrò molto nei particolari. Allora, come sapete, Aurora, da chi mi segue da tanto, è affetta da spina bifida. Il termine è quello più giusto perché ce ne sono di vari tipi, è mielomeningocele. È forse, chiamiamola così, la versione peggiore di questa malattia. È una malattia che viene sviluppata nel grembo materno e per chi non lo sapesse, ve la faccio molto breve, non voglio entrare in termini medici, ma praticamente non c'è una chiusura della spina dorsale. Perdonatemi chi mi sente in questo momento, ma la sto proprio descrivendo in maniera semplice. Non della spina dorsale in sé, ma comunque di tutto quello che passa dentro, meningi, nervi, voi sapete che comunque sia, nella spina dorsale passa di tutto e soprattutto le terminazioni nervose che vanno alle gambe, alle braccia, eccetera, eccetera. Da lì parte un po' tutto, diciamo. Non essendoci questa chiusura, ci possono essere varie problematiche. Tra cui l'intestino che non funziona, la vescica che non funziona, dipende da dov'è questa malformazione che può comprendere gli arti superiori, gli arti inferiori, insomma, abbiamo varie problematiche. Aurora ha avuto la fortuna che questa malformazione si sia formata proprio in basso nella schiena, quindi non ha intaccato il movimento delle braccia, fortunatamente la bambina a oggi cammina, deambula in maniera difficoltosa, ma deambula. Certo ha uno sviluppo delle gambe molto limitato anche a livello muscolare, tende con le ginocchia a piegarle all'interno, cioè gli si piegano molto le gambe, soprattutto nei momenti in cui è stanca, e ha anche la conformazione dei piedi comunque non corretta, particolare, diciamo.
a cui si aggiunge comunque la vescica neurogena e l'intestino neurogeno. Cioè, come vi dicevo prima, la vescica e l'intestino non funzionano bene, quindi da lì ci sono tante pratiche che dobbiamo fare per far funzionare tutto correttamente. Detto ciò, la bambina aveva già affrontato un intervento da neonata, appena nata, al Gemelli di Roma, che sono bravissimi e spettacolari. È stata portata proprio con l'aereo militare fino a Roma. Dopodiché, ci avevano già avvisato quando è nata che in fase di preadolescenza, adolescenza, si poteva ripetere la stessa situazione della nascita, e cioè un aggrovigliamento, chiamiamolo così, di meningi, nervi, insomma, una specie di groviglio che va appunto liberato. Questo groviglio ce l'hanno chiamato ancoraggio midollare. È una cosa, aveva subito. Aveva fatto un ricovero da poco, infatti ho fatto anche dei vlog qua a Sassari, dove hanno fatto una risonanza magnetica. Da questa risonanza magnetica, che poi è stata spedita a Roma, si è confermato lo stato di ancoraggio midollare. Quindi ad aprile, quando io ero ricoverata con ansia per l'appendicite, mi chiama il medico del gemelli e mi avvisa appunto che la bambina doveva subire un intervento. Di lì, loro non dico che pretendevano, però mi avevano suggerito di andare già lì ad aprile, ma io avevo la bambina ricoverata, avevo altre problematiche inerenti anche a mia madre, insomma, a tutto quello che gira intorno alla mia famiglia, e quindi ho dovuto rimandare, anche perché Aurora è in quinta elementare, non volevo fargli perdere la scuola. E ho chiesto semplicemente se era una situazione talmente grave da non poter aspettare, e loro mi hanno detto massimo fine giugno possiamo aspettare, però a giugno lo deve fare. Quindi ci siamo messi d'accordo e è stato fissato il 19 giugno l'intervento. La cosa più complicata di questo intervento è stata la questione della ferita nella schiena, e che quindi la bambina non può stare nelle posizioni in cui vuole lei, ma bensì a pancia in giù o di fianco. Pancia in giù, quando è uscita dalla sala operatoria, non l'ho neanche considerato, quindi sono riusciti a metterla di fianco, e quindi la bambina è in questa posizione ormai dal giorno dell'operazione. Che dire, Aurora è una bambina comunque spettacolare, perché anzi, molte volte mi fa paura questa cosa, perché è talmente abituata a fare avanti e indietro negli ospedali che non riesce a esprimere bene le emozioni, soprattutto la parte della paura. Ha degli scoppi, diciamo, diventa magari irascibile tutto d'un colpo, perché proprio ha questo carattere che tiene molto tutto dentro. Però vi voglio assicurare che l'intervento è andato bene, ora è ancora in ospedale. Io mi sono dovuta dividere, nel senso che mi è dispiaciuto non poter rimanere, però l'ho affidata a delle buone mani, nel senso che c'è mia sorella, che però comunque deve essere supportata, e allora si è offerta questa mia zia che vive a Sanremo, ed è venuta proprio, ed è ricoverata insieme a mia sorella e a mia nipote, proprio per assistere la situazione e dare una mano a mia sorella. Io non ho potuto, perché si sono accavallate tante situazioni, sono mancata tanto tempo da lavoro, anche ad aprile, per questioni appunto inerenti al ricovero di Aurora che ha fatto qua nella mia città, e poi sono subentrate altre cose che purtroppo qua su YouTube non posso dire, che hanno aggravato ancora di più la situazione. Quindi io, ragazzi, un lavoro ce l'ho, naturalmente loro mi danno tantissima disponibilità in questo momento, cioè in questo ricovero sono riuscita solo ad accompagnarla, sono rimasta fino al 20 a Roma, poi sono dovuta ripartire, perché comunque è difficile. Chi è un caregiver come me, ed è questo il mio nome semplicemente, non riesce bene a conciliare vita privata con comunque delle persone disabili da assistere al lavoro.
Io, ragazze, sto cercando in tutti i modi perché comunque il lavoro a me serve, serve per distrarmi, serve per la mia indipendenza economica, serve per tanti aspetti, però a volte è veramente gravoso dover organizzare due bimbe piccole, una famiglia intera e purtroppo quattro persone disabili. A volte non è tanta la stanchezza nell'organizzare la vita delle persone disabili quanto il poco tempo che hai per farlo. Quindi non sto lì a entrare nei particolari, quello che mi sta pesando in questo periodo è questo, perché poi ci si mette sempre la sfortuna di mezzo, tutte le famiglie di questo mondo, cioè. Noi in Italia stiamo soffrendo tantissimo per il rincaro dei prezzi, quindi se magari prima avevi una disponibilità in più per chiedere un abbassamento di ore, per chiedere comunque dei permessi, ora ti fai un giro di conti e dici non arrivo a fine mese neanche con quello stipendio, figurarsi se mi abbasso le ore, quindi è tutto un macello. Però detto questo, in risposta alle vostre domande, la bambina sta bene. Dovrà rimanere a Roma, io poi le andrò a prendere e andrò in aereo direttamente con l'assistenza disabili, le riporterò qua. Si sta aspettando solamente le dimissioni e il programma post-operatorio, nel senso se ci saranno delle visite. Aurora dovrà togliere i punti a breve, nel senso subito dopo le dimissioni. E poi sicuramente ci sarà una visita di controllo delle sue funzionalità, insomma, della camminata, di tante cose, perché comunque Aurora ha avuto anche l'idrocefalo, che è una perdita di liquor, diciamo, nel cervello, e ha una specie di drenaggio che va dalla testa fino all'addome che drena questo liquor in eccesso. Quindi Aurora va seguita praticamente in tutto. Però è una bambina eccezionale, nel senso che affronta le cose con, non dico neanche con coraggio, è proprio consapevole della sua situazione, quindi si è un po' abituata purtroppo a frequentare gli ospedali, ma chi mi segue su Instagram, lascio qua il mio link, ha visto anche che ha fatto una foto con Renato Zero con un sorriso meraviglioso. Io l'immagine che ho è il primo giorno che sono andata a trovarla subito nel post-operatorio. Lei era mezzo sveglia, pancia in giù, come mi ha visto, mi ha sorriso e quindi molte volte dico: mannaggia a te, Gabriella, che ti lamenti di tante, scusate la parola, stronzate, e guarda questa bambina come sta affrontando la sua malattia. Detto ciò, ragazze, io chiudo qua questo mini vlog. È proprio un vlog in cui vi ho raccontato quello che è successo. Voglio approfittarne a ringraziare tutti, dal primo all'ultimo, per i messaggi meravigliosi che ci avete mandato. Appena Aurora avrà un attimo di tempo, li spulceremo, come ho detto nel post, tutti per farli leggere. Si ricomincia più carichi e forti di prima. Io ho anche dei cambiamenti in corso che vi racconterò nei prossimi vlog. E niente, grazie, grazie, grazie per tutto il vostro supporto, per tutta la vostra dolcezza. Siete tutte mamme, avete tutta una famiglia. Chi papà, chi mi segue, ha avuto solo parole dolci per noi e di supporto. Quindi vi ringrazio da parte mia, di mia sorella, della mia famiglia, ma soprattutto di Aurora. Quindi niente. Ci aggiorneremo nei prossimi vlog che ritorneranno, spero, il più presto possibile, dei vlog tranquilli di famiglia come li ho sempre fatti io. Vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao ciao!